La griglia di partenza è pronta per la gara di domani, ma prima di salutarci ricordiamo rapidamente le prime tre posizioni. Vettel, Hamilton e Nico Rosberg. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo! Decimo posto, rega, decimo posto, non ci posso credere. E se non pensate che ho usato difficoltà definitiva ve lo faccio vedere. Non ho parole, sono troppo contento. Vediamo un attimino cosa ci chiedono. Ciao, ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. Finisci decimo, Alonso sconfitto, obiettivo campionato piloti, decimo posto. Vabbè, pensavo anche quinto o sesto dopo la qualifica. Da loro ormai, cioè, vabbè, andiamo alla gara. Duro lavoro, ingegno, ambizione, tutte cose che non mancano certo ai 15 milioni di abitanti di Shanghai, a sud-est da qui, e che si riflettono anche sul tracciato. Nella griglia di partenza ci aspettano circa 20.000 cavalli, pronti a scatenare tutta la loro potenza per il Gran Premio di Cina. Il circuito internazionale di Shanghai è una pista entusiasmante da 16 curve. L'imbuto a destra in curva 1 e 2 mette a dura prova la pazienza dei piloti già sotto pressione per la tensione della gara. Due zone di RS renderanno più facile sorpassare in curva 1 e lungo l'eterno rettilineo di un chilometro che conduce alla curva 14. Accanto a me per commentare questa gara c'è di nuovo il grande Luca Filippi. Non vedo l'ora che si accendano i motori. Ovviamente sarà una gara difficile e mi viene in mente il famigerato Gran Premio del 2007, costellato di incidenti e sorprese. Secondo te qual è il motivo? Beh, in parte credo che sia dovuto al circuito, che di per sé è molto impegnativo. Come sai, mette a dura prova i freni, c'è il lungo rettilineo che conduce al tornante strettissimo della curva 14 e anche le curve 6 e 11 non sono da sottovalutare. Inoltre qui la gestione dell'usura delle gomme anteriori è sempre problematica, per cui i piloti devono tenere a mente molte cose durante la gara, il che spesso conduce a qualche evento inaspettato. Come sempre. Cerca solo di guadagnare qualche punto. Solo. Sì, certo, non mi chiedete prima niente. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. L'unico campione del mondo, Sebastian Vettel, parte in pole dopo una qualifica fantastica. E Lewis Hamilton completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Rosberg, Raikkonen, Daniel Ricciardo e Verstappen. Kvyat, Massa, Alonso e una McLaren. Strano. Sainz, Bottas, Nico Hülkenberg e Grosjean, Magnussen, Gutiérrez, Sergio Perez e Julian Palmer, Nasr ed Ericsson, Pascal Wehrlein, Rio Arianto completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori, andiamo in pista. Povere Manor. Ho paura che fosse stato un contatto fantasma. Informazione della griglia di partenza. Temperatura ideale. Perfetto. Perfetto, sono arrivate anche le due manor. Perché giro 2? Attenzione, buono scatto. Allora, attenzione, Alonso ci chiude la porta in faccia. Ma ne approfittiamo. Attenzione, c'è anche Kvyat all'esterno. Attenzione dove andiamo. Devo ricordarmi che in questa parte di circuito sono più veloce rispetto al computer. Attenzione, teniamo l'esterno di Lewis Hamilton, addirittura andiamo all'interno per la quarta posizione. Davanti abbiamo Daniel Ricciardo. Possiamo tirare una staccata.
Ma meglio non rischiare, meglio non rischiare, siamo in una buona posizione. Attenzione, andiamo all'esterno di questa curva qua. Momentaneamente in zona podio addirittura. Ecco un'altra cosa che ho notato, che il computer sembra non avere benché minimo problema di trazione. Cioè guardate, io ho avuto diverse difficoltà a uscire dalle curve, mentre loro non hanno fatto la benché minima piega, no? E se hanno parlato di pioggia leggera tra 10 minuti, vuol dire neanche 7 giri, cioè anche 7 giri. E le gomme dure a malapena hanno retto 3-4 giri, quindi... No, andiamo ai box. Questo è un incidente. Però si difende. Anche perché ho dimenticato la miscela agra. Altro camion che passa. Ma tutti adesso devono passare. Piccolo contatto ruota a ruota. Previsioni del tempo. Hanno rimontato le soft. Beh, a questo punto allora devo resistere finché non piove, sempre ammesso che venga a piovere. No, ma prego, passa pure. Ma non mi interessa, io ti tiro la staccata, fine rettino, il cazzo di modo di sorpassare, cioè. Ancora? Ma sei una merda! Oh! No, non ci voglio credere. Dai, porca puttana, gomme di merda, andatevene a fanculo. Guarda, andavano tutti ai box, quanto tempo guadagnavo. Pirelli di merda. Ecco, adesso quanto tempo mi faranno perdere su. Ah, strano. Non so, vi facevano passare tutti come minimo. Aveva detto smettere di piovere tra 5 minuti, quindi se tutto va bene, 2-3 giri e si rimetterà le gomme da asciutto. Devo essere a podio al posto di Perez, anche al posto di Bottas forse. Devo essere secondo, ora come ora invece no, quella gomma di merda doveva scoppiare proprio lì. Pilota davanti. Perez quanto è in difficoltà? Cosa gli è successo? Tanto noi ne approfittiamo e passiamo a podio. Boxing. Ma non mi interessa nessuna di queste strategie del cazzo, dai! Boxing questo. Non me ne frega un cazzo dell'ala! Box in questo giro. Se devo vedere. Addirittura guadagnando un secondo su Rosberg.
E siamo secondi, raga, siamo in seconda posizione. Maledetto Bottas. Passami qua, così c'ho la zona di DRS. Perfetto, io sono anche davanti. E nonostante ho il DRS di svernice, è bello. Dai. Scia, cazzo, scia. Dai. Perfetto. Dove cazzo va? Non mi interessa, c'ero io all'interno. Che cazzo, c'ero io all'interno e dovete lasciar passare, non me ne frega un cazzo. Fatevene a fanculo. Ho anche finito la benzina, ma non mi interessa, lo merito io al quarto posto anche perché c'ero io dentro. E te non devi stringere se ci sono io dentro, almeno con la ruota posteriore, lo dice anche il regolamento, coglione. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Ottimo risultato per Nico Rosberg, che stacca i suoi inseguitori per il primo posto. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Romain Grosjean ha effettuato una splendida rimonta. D'accordo. Credo che la sua gara di oggi gli sia valsa il riconoscimento di pilota del giorno. E ora vediamo la classifica costruttori. I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Un altro team che ha dato spettacolo oggi è stata la Williams, premiata da un balzo in classifica. È tutto per il Gran Premio di oggi. Un saluto da parte mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara. Nona posizione. Raga, mi dispiace per l'ultima curva, però che cazzo, se io ero dentro con la ruota posteriore almeno, devono dare lo spazio perché la faccia pure io, cioè è inutile che stringono come se io dentro non ci fossi. Coglioni. 472 punti risorse. Quarto. Ho perso. Sconfitto, che cazzo vuoi? Più uno. Più uno. Meno uno. Beh, raga, siamo arrivati alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, cliccate mi piace e commentate. Tra poco sarà pronto il nostro bel motore. E iscrivetevi al canale, anche pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutto quello che volete. E un saluto a tutti da Mr. Patrick 217 e a un prossimo video. Ciao rega! Give me a parachute.